Buon giovedì e ben ritrovati da War News 24. Forte la polemica tra il ministro della Salute Speranza ed i governatori regionali sul tema delle movide. Si potrebbe andare verso una stretta per contrastare il fenomeno, ma molte regioni hanno deciso di essere contrarie. Nuove ordinazioni regionali sono state messe in atto in Toscana ed in Puglia con il governatore regionale Michele Emiliano, che ha firmato l'ordinanza nella giornata di ieri. Intanto lo stesso Speranza ha firmato una ordinanza che prevede test con tamponi per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna, e si aggiunge anche la Colombia alla lista dei paesi per cui è previsto il divieto di ingresso e transito. L'emergenza coronavirus in Puglia. Secondo i dati forniti dalla regione Puglia sono 33 i casi positivi, 16 in provincia di Bari per un totale di 1.563, 7 nella provincia di Foggia 1.247. 5 nella provincia Abate 389, 4 in provincia di Brindisi 680. Ed uno in provincia di Taranto. Preoccupa anche la situazione di Cirignola nel Foggiano, dove i dati di mercoledì hanno fatto salire a 45 i casi. Non sono ufficiali questi dati nel centro Fantino, poiché il centro operativo della Protezione Civile non ha emesso nessun comunicato ufficiale ormai da circa 2 mesi. Un comportamento diremmo poco edificante della Commissione Prefettizia, e ci si augura che al più presto possa essere riattivato per poter dare maggiori informazioni alla collettività ofantina. Dall'estero adesso, se sarò alla Casa Bianca, telefonerò immediatamente alla NATO e non abbandoneremo i nostri amici e non tratteremo l'alleanza come un racket di estorsioni, lo ha detto il candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden durante una raccolta fondi, accusando Trump di aver abbracciato delinquenti e dittatori e di aver messo le dita negli occhi degli alleati. E alla Cina dice che bisogna rispettare le regole del comportamento internazionale e non dobbiamo entrare in conflitto con Pechino. Ricordiamo che la guerra tra Stati Uniti e Cina è sulla legge nazionale imposta ad Hong Kong dopo l'arresto e poi il rilascio di due autorevoli esponenti del dissenso. E adesso, per quanto riguarda le interviste di World News 24, vi proponiamo la prima parte dell'intervista che abbiamo realizzato con il soprano lirico Flora Maraschulo, che tra l'altro è soprano, lo abbiamo detto, clavicembalista e titolare della cattedra di canto al Conservatorio Piccinni di Bari, e nominata dal Ministero dopo aver vinto il prestigioso concorso per titoli ed esami nel 1990. Ascoltiamo com'è nata la passione per la musica e soprattutto come è passata questi mesi particolari. Allora, com'è nata questa passione per la musica lirica? Beh, è da piccola che ho avuto questa possibilità e quindi ho cominciato a studiare pianoforte. Poi nel tempo tutto avrei pensato fuorché di insegnare e di essere una cantante lirica. Per cui la vita poi mi ha portato verso questa direzione e l'ho accettata volentieri. Senti, Flora, posso chiederti come hai passato questi mesi così particolari? Sì, ho trascorso il lockdown come ogni cittadino dopo il DPCM del 4 marzo tra le mura domestiche. Ho lavorato con la didattica a distanza e siamo riusciti a sostenere molti esami con i ragazzi. Tra il 28 di maggio due lauree di triennio e il 20 luglio una di biennio. Quindi, naturalmente questo periodo di chiusura ci ha costretti a comprendere l'importanza delle relazioni umane, del contatto, perché è vero che la tecnologia ci consente di vederci a distanza, ma il contatto fisico è realmente importante. Naturalmente gli affetti familiari, la famiglia stessa, e qui il pensiero va a chi per il coronavirus li ha persi questi affetti.
Lo sport, il calcio, si ferma a testa altissima il cammino dell'Atalanta in Champions League. I bergamaschi, allenati da Gianpiero Gasperini, hanno perso contro il Paris Saint-Germain con il punteggio di 2-1 al termine di 90 minuti straordinari e pieni di grandi emozioni. Vantaggio bergamasco nel primo tempo al 27esimo con Pasalic, dopo che Neymar aveva sbagliato due ghiotte palle gol. Poi nel finale arriva la rimonta transalpina con il pareggio di Marquinhos e poi Choupo-Moting. È comunque un'Atalanta che esce a testa altissima da una competizione che l'ha vista affrontare le migliori grandi di Europa. Adesso l'attenzione rimane sull'unica rappresentante italiana in Europa, l'Inter, che lunedì prossimo 17 agosto affronterà la semifinale di Champions League contro la formazione ucraina dello Shakhtar Donetsk. Ed è tutto per questa edizione del mattino di World News Web 24. Le notizie le ritroverete come sempre sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. Ci ritroviamo come sempre con il telegiornale questa sera alle 19:30. Grazie per averci seguito e buona mattinata.